E io dov'è Thanos? Il dito medio controlla la W. Quello è l'indice. Ciao bambini, oggi è un giorno molto triste. Doveva essere un giorno felice perché dovevamo andare nel Nether. Invece... Ah, no, perché c'è tuo figlio sul canale che giocare con te. Anche per quello. Però lo volevo dire dopo, se ti aspettavi di spoilerare. Ops. Anche se il titolo già lo spoilera. È successo che, non so, un tuono, non so cosa, io non me lo so spiegare. Giulio mi ha detto probabilmente un tuono. E casa ha preso fuoco. La casa dello scorso episodio, l'abominio che ci abbiamo messo una vita a costruire, pochi giorni dopo prende fuoco. Punizione divina, chi lo sa. E abbiamo un ospite speciale, ovvero Electric Topi. E lui ha il costume di Subaru. Oh, Giulio, hai messo... Sei ancora la pantera nera. Vai subito a cambiarti. Giulio mi ha detto che nella miniera... lui nella miniera ha lasciato dei diamanti. Con cui io mi devo fare un piccone di ferro per prendere l'ossidiana. Oh. E ha lasciato il diamante. Mi devo fare un piccone di diamante per prendere l'ossidiana per andare nel Nether. Intanto già mi sono fatto l'acciarino. Dov'è il diamante che hai lasciato, Giulio? Eccolo! Ah, ma l'hai lasciato proprio lì in bella vista così, pronto per essere preso. Chi è il migliore amico dell'uomo? Giulio. Dell'uomo che sei un cane. Io sono Updorf, figlio di Khmer, della tribù di Star. Della terra desolata del... Nell'Aor. Andiamo a fare sto maledetto piccone e andiamocene da qua. Perché Giulio ha detto, questo è un segno del destino. Andiamo in un altro posto grazie al Nether e spariamo da qua. E costruiamo una nuova casa, riniziamo una nuova vita. Al quarto episodio già devo iniziare una nuova vita. Che tristezza. Che tristezza. Detto che oggi sarà un episodio family friendly. Che vuol dire? Senza parolacce, ci sono i bambini. Ah, è vero, perché c'è Topi. Quindi sì, niente parolacce. Soprattutto tu Giulio, tu che sei tu quello che perde la pazienza. Io ho perso tutto nel fuoco. Il fuoco ha portato via la mia vita. Ok, Giulio ha un'accetta che abbiamo denominato Stormbreaker. Perché a quanto pare lui è già riuscito a incantare, son cavolo. Giulio è andato un pezzo avanti, diciamo, perché lui sa fare, io no. Non è perché so fare, perché oggettivamente non è cattiveria, però io mi annoio. Aspetta, Papo, dove sei? Sono sempre di fuori. Vabbè, aspettaci di fuori, ci dovevi seguire, ma va bene così. Mi annoio quando... gioca e quindi nel mentre vado avanti, però non è che gliela faccio pesare. No, non me la fai pesare, c'è soltanto un'accetta che premi una volta e ti taglia 7 legni. Ah, l'accetta è più utile di una spada. Dove sei andato? Perché stai salendo lassù in cima? Mi sono perso già. Perché mi accusi oggi che sono tanto calmo e paziente? Mi accusi di fare cose. Ciao Rem, ma tu sei Rem, figlio di Plor della tribù di Star? Oh mio Dio, ma non viene via. Premi shift e avvicinati il più possibile al blocchetto. Ecco, perché se no lo bruci nella lava. Va bene, ci sta l'errore, non lo sapevi, non ho fatto in tempo a spiegartelo, ripartiamo. Mi raccomando, questa volta avvicinati al blocchetto, se no lo bruci nella lava. Ci sta l'errore, mi piace che oggi sei così paziente. Quanti ce ne servono? 14. 14 di questo passo? E mi sembra... Oh shit! Oh, sono morto! No, Giulio! Ciao! Sei morto. Sai che non abbiamo più un piccone di diamante il tuo pistolo. Oh, ti devo dire un segreto, Giulio. Vieni su dalla miniera. Avevi dei diamanti? Sì. Avevo nascosto qui dentro un piccolo chest con dei veri preziosi. Boom! Così faccio ridere, c'ho soltanto l'armatura. Tu c'hai una balestra, ci aiuti a difenderci dagli mob distanti. Che poi, signori, io non vi ho fatto vedere. Io qui ci ho perso altro tempo. Quel blocco là... è il nostro coso per coltivare. Avevo fatto una stanza sottomarina per allevare le pecore. Ci ho messo una vita a farla. Oh, ma c'è uno zombie con l'armatura lì sotto. Ah no, c'è la tua armatura d'oro lì sotto, Giulio. Quando ho preso fuoco è caduto dall'alto. Poi ieri, che abbiamo provato per la prima volta a far giocare Topi con noi, abbiamo dato una balestra perché voleva qualcosa che sparasse ed è riuscito a ammazzare Giulio subito. È di famiglia? Oh, non mi ricordo più dov'era. Sto scendendo, te lo dico io dov'è. Non era di qua. Acciarino, fammi fare tutto a me ovviamente, io devo imparare cose. Non ho la minima intenzione di fare nulla. Ma perché sei buono oggi? Perché sei... un po' stanco, mi sono un po' svegliato. Ah ok, io ho svegliato Giulio con messaggio WhatsApp che ho scritto "Disastro! Casa sta prendendo fuoco!" E c'ero io che spegnevo le fiammette così. E io, sti cazzi. Ok, voglio aprire il portale dentro la vecchia casa però, dai. Acciarino, bebè! Wow! Non ci capisco niente.
È entrato. No, non entrare. Esci da quel portale. In un posto proprio tranquillo. Allora, due accorgimenti. Non picchiare i pigmen. Non picchiare quegli animali con le spade. Mai. Perché se li picchi siamo tutti morti. Poi, se c'è un ghast, scappate. Posso scavare il quarzo, ti offendi e dici che vado avanti? No, me lo fai fare a me. Oh, oh, c'è un ghast. Oh, 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 oh. Ok, dobbiamo andare a meno 500x, 530z. Allora, signori, inserendo il seed del mio mondo, a quanto pare, io riesco a capire più o meno cosa c'è nel mio... Ah, io non ho torce, tu ce l'hai? Stavo dicendo, riesco a controllare dove sono più o meno i biomi. Aspetta, nel mio mondo. Però vieni qua, faccio vedere il quarzo. Ho un po' di esperienza per ritornare al livello 2, yeah! Wow, 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 wow. Very dangerous! Ah, forse ci conviene salire un po' più verso l'alto. Adesso ci sono proprio dei blocchetti di lava nascosti fra i blocchetti. Davvero? Quanti blocchetti dobbiamo fare? Allora, 700. Madonna. Proprio dall'altra parte del globo. Bravo. Oh, c'è una fortezza. Evitiamola perché sono tanto pericolose. La prima cosa da fare, se lo incontriamo, uno di quei non affari che volano, Pablo. Non andare nel panico. Non andate nel panico. Ma ci sei o ci fai? No, spiegami. Dove sei passato? Ah, da dietro. Mamma mia, stavo per cadere. Cadevo ora alla fine, perdevo tutte le mie cosette di diamante. E poi avrei perso tutta la voglia di giocare. Lo sento che canticchia quella bestia. Sta lì, la vedo. No, prendiamo di qua, signori. Dove, dove? Sta dietro il fiume di mano. Oh, oh, presto, no, presto. No, 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 tornate indietro, tornate indietro. No, non c'ho visto, non c'ho visto. Tornate indietro! Non c'ho visto, non c'ho visto, non c'ho visto. Vieni, sono una babecci. Ah! Oh, come sai che la balè? Mi serve la balestra! Era meglio se tenevo io la balestra, poi sa. Dimmi! Thanos! Aia! Fatti un muro! Non lo so! Ma che muro, ma che muro, vieni qua! Come Gandalf, sto dando tempo alla mia compagnia di andarsene! Ah, ma aiuto! Scappate, fuggite! Chi ha vinto la lotta contro il ghast? L'hai battuto? Thanos! L'hai battuto? Certo. Con lo Stormbreaker? Come fai a combattere? Tutto, ho solo distrutto tutto l'ambiente in cui ero, però ok. Qua è pericoloso. Perché? Ok. E peon, peon, peon. A te piace fare le robe lunghe, vero? Come fa? Ah, fanno. Oh mio Dio, signore, ci siamo. Signori, usciamo da questo Nether. Papo, andiamo. Hai sbagliato i conti, rido infinito. Perché non mi sto trasferendo? Perché ci metto un po' a capire dove dobbiamo arrivare. Ci siamo spostati troppo, adesso si svampa. Che viaggio! Oddio, è notte, pieno di creeper, però stiamo dove dobbiamo essere. Tutto ghiaccio. Sì, e sono i creeper nuovi, quelli che ho fatto io, che la gente ancora non ha visto. Oh. Perché hanno armatura? Perché sono scheletri ghiacciati. Questi se ti colpiscono ti danno un debuff di lentezza. È anche quasi giorno, guarda che bello. Dove vuoi fare la tua nuova casa? Beh, esploriamo un attimino e cerchiamo di capire. A me un orso polare mi sta attaccando. Uccidiamo? No, sono in via di estinzione, non si fa. Guarda l'orso polare. Lo ammazziamo? No, basta, perché tu e tuo figlio siete così? Ci facciamo uno chalet tipo tutto di legno? Qui non ci sono tuoni? No, qui nevica quando piove. Ottimo, mi piace la cosa. Pronti, via. Wow! Deja vu, neve... Ops. Deja vu, neve bene. Ma è molto più veloce a piedi. Mi sto divertendo. Deja vu, ok. Ah, allora, devi imparare a driftare. Deja vu, neve bene in the space before... Ops. Come non detto, aspetta. Adesso guarda che drift che ti faccio fare. Deja vu, never been in the space before. Aero on the streets. Ok, ok, ok. Aero. Fuck! Aero on the streets. And a scare and a wave. Qui devi fare così un bel saltino nell'acqua. Yeah! Boom! Yeah!
Chiappaci, chiappaci. Mamma mia, che paura che non ci stai per prendere. Mamma mia. Ah, secondo me qui va bene, Giulio. Qui in generale, su questo spiazzo qua sopra, perché da qui vedi che andiamo subito su una pianura innevata. E c'è anche il mare lì a sinistra. Mi piace qua. C'è un orso polare, che gli daremo un nome. E lo metteremo il guinzaglio, tipo schiavo, e non si muoverà più. Non male, qui mi piace, qui mi piace. Ah, Giulio, ti mando il progetto. Che ho appena disegnato. Sarà un po' difficile per la parte inclinata, però con le scale ci accontentiamo. Oh mio Dio, ma perché gli abomini devi fare? Ho preso come immagini riferimenti di architetture contemporanee sulle montagne, scandinave in particolare. Io direi che allora, se lavoriamo con due legni diversi e del vetro, siamo ok. Dove lo trovi il legno diverso? Io posso organizzarmi una spedizione con una barchetta, andare dritto oltre il mare e trovare altro legno. Io vado in miniera. Allora posso darti un compito, proprio un favore? Puoi trovare del diamante comunitario e non totalmente in modo egoistico per te stesso? Perché se no anch'io invece di costruire la casa stavo a cacciare il Cristo di diamante. O rimanevo nell'altra vecchia casa che io l'avrei ricostruita, però tu hai detto no no, ce ne andiamo, ce ne andiamo. Allora ce ne siamo andati. Papo, allora tu vieni con me in spedizione. Allora, aggiorno anche i telespettatori a casa. Che è successo? Come vedete qui abbiamo allestito un piccolo campo che in realtà quasi nulla è di costruito da noi, ma abbiamo scoperto che vicino a noi, da questo lato, se lo vedete là all'orizzonte, c'è un villaggio! Un villaggio da cui ho rubato, vedi c'è un golem? Ho rubato tutte le fornaci, le cose utili che potevo mettere qui. E Giulio infatti ha rubato tutte le campane del villaggio, ne abbiamo messe. Ma non le ho rubate da quelle io? Da dove? Ma quelli di ieri sera. Ah, man mano che andavamo per i villaggi tu li rubavi? Sì. Va bene, comunque, adesso qui spengo la webcam e andiamo avanti così. Tieni, tieni sto pane. Qua, l'ho tirato qui. Ah! Qui! Oh. Sembri tu quando giochi con me, io quando gioco con te. Ma che non risponde a input, agli out. Anche tu più o meno. Ma voi non siete ancora partiti, io ho finito. Giulio. Mm? Che ci fai sul lama? Lo posso ammazzare? No. Il villager l'hai ammazzato? Sì. Sei un animale. Era fastidiosissimo. Perché non ci posso salire io? Perché non gli piaci. Oh! Sei una bestia. Stavo per ucciderlo. Io parto. Ciao. Ok, puoi entrare. C'è uno che esplode. Beh. E ti ha anche ammazzato. Sì. Mi ha distrutto pure il letto. Ovvio. C'è uno che esplode e rimane fermo lì. Ok, sto tornando dalla mia spedizione vittoriosa. Cosa hai preso? Non trovi che sia un po' troppo facile? Cosa? Ah, stai tornando con un cazzo cavallo. Non è un cavallo qualsiasi. Non capisco se ha laggato o mi è sparito il cavallo. Come ti è sparito il cavallo? Jorgen! Yo, bestie. Come si chiama? Moglie di Furia. Ahimè, la missione non è finita, raga. Purtroppo ho abbandonato un compagno durante il viaggio. Vai sul letto tuo, sulla casa sul ceppo lì. Oh! La casa su sto ceppo! Vuoi fare qualcosa? È che io ho paura a farti fare le cose perché ti perdi da qui al villaggio che è a 100 metri. È come se ti mando la coppa e ti perdi. Ma poi io ce l'ho un compito da darti, ma ho paura. Lo posso dire che ho paura. Allora, ti do un compito, però ti porti solo una spada. Io voglio costruire. Dopo, stavi costruendo fino adesso, continua. Ti devo dire. Io voglio costruire qualcosa, ma qualcosa di bello. Ma non mi viene niente in mente. Quindi stai mettendo che quello che costruisci fa cacare, fammi capire.
Giulio ha chiamato una persona che ti voleva parlare, sai chi era? Jesus! Solo mi può giudicare soltanto Jesus. È il ritorno dalla spedizione, ma, finalmente, dietro di te. Ma, un pappagallo? Dove l'hai trovata la giungla? Puoi portare mio figlio a prendere un pappagallo che lo voleva tanto, no, per favore? No, non hai capito quanto ci ho messo. Sì, ma perché fai questa cosa da solo allora? Lo potevi dire così veniva con te. Perché ci mettevo 7 volte di più. Ci ho messo una vita da solo. Immaginati in 2 o in 3 quanto ci mettevamo. Giulio, hai un ruolo. Devi portare mio figlio a prendere un pappagallo. No, no, io adesso non prendo nessun altro pappagallo. Perché ci sono delle zampe di coniglio nella forma? Mio figlio, droppa le cose, mio figlio. E non le raccogli. Non le raccoglie. Figlio non mio. Devi raccogliere. Non raccogliere. Raccogli le pazzerelle, zappe. Il pio ha portato un regalo per voi dalla giungla. Lubambù. Lo pianti, cresce e ci fa l'impalcatura. Ne puoi piantare un po'? Li ho già piantati. E crescono così dritti per dritti. Puff. Sì. Ehi, è cresciuto davanti a me. Ehi, questi crescono in fretta, ehi ragazzini. Giulio, hai un ruolo? No, no. Oggi è così, Oggi Giulio è buonissimo con me, però totalmente indisponibile ad aiutare. In cambio della mia bontà, dell'essere buono, non faccio un cristo. Giulio, una domanda di stile grafico. È sì, presente? Fa schifo quello che stai facendo. No, la casa che intersecherà l'altra sopra, come nel disegno. Secondo te è più carino farla dell'altro legno, così cambia... Sì, sta venendo male. Che vuol dire sta venendo male? Ah, non era quella la domanda grafica? Giulio, non sei... Almeno questo aiuta, non ti sto dando un compito. Sto dicendo, come nel disegno, la casa che interseca... Sì, è meglio dell'altro. Due lei. Colori diversi, due colori diversi. Perfetto. Metti la scala, come fai a togliere il blocchetto sotto? Lo togli dopo. Ma non lo tolgo il blocchetto, perché devo togliere il blocchetto? Quello sotto, perché deve fare anche sotto, le scale stanno le scale al contrario. E io che ho fatto? E quello ti sto dicendo, quando lo togli il blocchetto prima o dopo? Non lo tolgo! Giulio, vedi che quando lavori improvvisamente torni stronzo. Sì, perché non capisco quello che dici, non ti sei... No, io mi so esprimere benissimo. Tu no, per non fare metto nessun blocchetto, io t'ho detto, e tu non capisci. Come fai a metterlo al contrario allora lo scalino? Fammi vedere. Che vuol dire? Lo scalino poco. Lo scalino eccolo, inferiore. Fatto! Quello fatto, sotto. Così, guarda. Opla. Piano? Come hai fatto a metterlo al contrario? Proto Jesus, come ha fatto? Is that cheating? No, you know how to play. Al contrario, come lo metto? Questo. Dimmi che devo così schiacciare. Va. Come hai fatto? Avere vole, ma Proto Jesus. Voglio quanto capire come andare... mettere questo scalino, per favore. No! Andava bene? Sì! Mi spieghi soltanto, però voglio capire dove lo punti. Come hai fatto? Proto Jesus. Per favore, dimmelo, così imparo. Proto Jesus. Ti prego! Ringhio! Ringhio! Guarda come faccio io. Bam, me lo mette dritto, perché? A tirare fuori. Ma perché non aiuti? Devo premere shift? So. No, perché? Non lo so, mi viene istintivo, non lo so, non ti giuro. Devo premere alt. Mi viene istintivo, non lo so come faccio. No, dai! No, l'hai messo male. Guarda, basta fare così e recupero. Jesus. Dove punti? La metà sopra o la metà sotto? Mi puoi dare degli scalini che intanto lavoro? Prima dimmi, la metà sopra o la metà sotto? Ma che cacchio ne so, non lo so. Dammi. Scalini. Ops. Io. Du 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 du.
Dov'è Thanos? Mi ridai per favore. Grazie. Tieni lo scalino, l'ho tirato qui. Fammi vedere uno. Dove lo punti. Voglio vedere dove lo punti. Dove... Pronto. Come? Dai. Dove hai puntato? Ho puntato al centro. Al centro? E te l'ha messo sotto sopra. Sì. Mi dai le scale che continuo? Bene. Ma no, è più bassa, però hai sbagliato l'altezza. Fuck! No, tu questo hai chiuso male. Oi. Oi, papo. Oh, shit! Giusto al contrario? Oh mio Dio, ho capito dove devi cliccare, oh mio Dio! Ma sai quanta vita avevo? C'ho più di metà vita! Ciao bambini! Siamo tornati dopo quanto? 2 giorni e mezzo di costruzione infinita con l'aiuto di Giulio soprattutto. Electric Topi ha aiutato molto, come avrete visto nel video. Kisuke è dovuto entrare ad aiutarmi ieri notte fino alle 3 di notte, ma il lavoro è stato finito e abbiamo costruito nell'ala, quella più lunga che avrete visto, qualcosa di speciale. Po. Di prima la cosa, prima che la inquadro. A parte che è laggato, ridillo. Ho detto che... Perché laghi così tanto? Non lo so. Perché santa pace lo ridico. Io mi lamento sempre che i tuoi video sono lunghissimi. Esatto, per il tuo 3 giorni ci sono voluti. Va bene, non fa niente. Comunque, eccola là. Ma da lontano un pugno in un occhio, non l'avevo ancora vista. Da lontano sembra proprio architettura contemporanea seria. No, sembra un cassone. E è poi... l'Abominio 2.0. L'Abominio 2.0. E signori, adesso Kisuke vi farà vedere delle immagini scattate questa notte prima di fare gli interni. Perché da fuori, di notte illuminata, bellissima. Allora, questo ponte non porta a nessuna parte ancora perché là ci sarà il magazzino. Entriamo in una sala che deve ancora essere arredata. I tappeti saranno soprattutto rossi perché vi anticipo che in questa Cristo di montagna, come vedete anche laggiù in fondo, si trovano solo fiorellini rossi. So che in editing qui puoi mettere tutto quello, diciamo, con l'eco perché siamo in una sala. Ah, non ho spento l'aria condizionata.
Alla rifare tutto? No. Allora, come potete vedere, laggiù c'è un murone di pietra, ci andiamo dopo. Intanto andiamo su, in camera di chi prima? Di Topi. Andiamo prima di tutti in camera di Topi. Innanzitutto qui si esce sul tetto precisamente e si scende a quello che per ora temporaneamente sono le stalle. Io ti aspetto in camera mia. Ok, andiamo prima di tutto in camera di Electric Topi, che appunto ci abbiamo messo i cartelli, che lui stesso ancora non ha visto. Ha una bellissima scrivania, un letto arancione perché a lui piace molto l'arancione, il tappeto rosso perché è obbligatoriamente rosso perché ci sono solo fiori rossi, poi cambierà, e sopra c'è la stanza per il suo pappagallino Cricchio, che Giulio ha dovuto fare una spedizione ieri esclusivamente per sto pappagallo, perché ieri Topi, Giulio è partito, avrete visto, per una spedizione, è tornato con un cavallo, è ripartito per un'altra spedizione, è tornato un pappagallo, e quando è tornato il pappagallo Topi ha messo il muso, lo voglio anch'io il pappagallo, finché Giulio non si è deciso ad andare a prendere il pappagallo. Andiamo in camera mia, che è ancora piuttosto minimal perché mi mancano i materiali a differenza di Giulio. Qui ho messo dei bauli vuoti completamente perché perché lo volevo mettere, tappeto rigorosamente rosso, letto rigorosamente azzurro perché Rem è appunto azzurrina, un quadro kung fu che ha deciso il gioco, ma poi lo cambieremo come abbiamo cambiato le texture del creeper, delle librerie che poi vorrò riempire qua di librerie perché adesso i materiali che avevo erano quelli. Meno male che ho mandato Kisuke e Topi a caccia, che è stato molto più diligente. Andiamo in camera di Giulio. Camera di Giulio che adesso sotto ha uno spazio vuoto. Pensavamo delle stalle che escono da qua, che possono far uscire i cavalli da qua, boom, e parti all'avventura. Camera del King Supremo di Minecraft. Prima che lei entri vorrei deliziarla con un po' di musica, perché io devo sapere che ho trovato con un CD. Sì, quando è che l'abbiamo trovato? Ieri, dalla mineshaft sotto qui, sta proprio qui sotto. Lo metto? Mettiamo, sono un po' emozionato! No, dai, allora entra e ti faccio fare il tour, poi quando vai al piano di sopra la metto. Ok, allora, vediamo camera di Giulio, che ha preso tutti i pigmenti rosa, quel poco rosa che avevamo per fare i fucking tappeti rosa, bauli, barili. Ho fatto delle pecore io rosa. Cosa, dove le hai messe? Là, in un angolino nascosto da tuo figlio. Perché sennò... Perché Topi non fa altro che sterminare le pecore da qualche giorno. Pecora, brah! Comunque, armatura di Rem e Rambo, tutta la postazione, un bellissimo caminetto e libreria, una scrivania in cui ci si può sedere, guardate. Ehi, wow, sto studiando, ehi, guarda come studio. Ehi, ho finito di studiare, sono pronto per l'esame, devo uscire. Andiamo di sopra, vai di sopra, dai, un orologio. La delizio, sei pronto? Ho visto la musica. Allora, mentre sali, guarda, mi raccomando, il mio... Il tuo pappagallo? Pappa Vegas. Il Pappa Vegas. Che musichetta è questa? Questa è quella che abbiamo... Lui mi ha detto, sostituisci questa canzone nel texture pack tuo. No, guarda come balla, è simpaticissimo, il Pappa Vegas. Oh my uomo, Shinderu. È di Kenshiro? Aspetta che ballo anch'io. Andiamo nella parte più bella della casa. Per questa io e Giulio ci siamo super impegnati. Come potete vedere, questo è l'Arkham Asylum, signori. L'Arkham Asylum. Aspetta, vado a togliere la musica così c'è un po' di atmosfera. Sì, c'ha ragione. Qua, questo è Cricchio, è il pappagallo di Topi, che poi andrà in camera sua nella sua stanzetta. Entriamo nell'Arkham Asylum. Come potete vedere, a guardia dell'Arkham Asylum c'è Antonio. Antonio è il secondino di questo posto. Qui dobbiamo lasciare gli oggetti pericolosi, Giulio. Lascia piccone e spada. Io Stormbreaker non... No, lo devi lasciare, non puoi entrare, sennò... Suona. È un oggetto per l'agricoltura. Giulio, lascia subito lo Stormbreaker. Bravo. Dai. Ok, entriamo nell'Arkham Asylum. Mi sento nudo. Andiamo prima giù. Qua sotto questo posto sarà destinato, cosa c'era scritto? Sezione A, lavori forzati. Siccome abbiamo scoperto che abbiamo un villaggio vicino, in quelle stanzette lì... Queste stanze 5 stelle hanno anche la vista. Hanno anche la vista. Queste stalle. Queste stanzette qua sono per i villaggeri che cattureremo. Questo no. Che cattureremo. E andranno a vivere qui. E mettendo questo a fare il compostore, com'è che si chiama? Compostiera. Loro diventeranno automaticamente farmer. Quindi o rapisco un farmer, un agricoltore, o uno che non ha un lavoro. E una volta messo qui, con un letto e uno di questi diventerà un farmer e di conseguenza lavorerà per noi. Questo è il punto 1. Ok, andiamo di sopra, che è la parte più bella. Di sopra invece ci avremo tutti gli altri lavori, che è la sezione B, gli ergastolani, signori. Gli ergastolani che quindi saranno qua a vita. Una volta entrati rimarranno per... anticamera, per sicurezza.
e vedete qui ci saranno gli ergastolani in cui noi potremo mettere per esempio qui un leggio. Se metti un leggio, un letto, quello che starà qui dentro diventerà un libraio, come si chiama? Un bibliotecario. Sì. E quindi ti scambierà oggetti da bibliotecario, come appunto i libri incantati. Qui per esempio possiamo mettere il toolsmith e così via. In base al quadratone che tu metti, quel villagere prigioniero farà quel lavoro per noi. Ed è... E qui invece c'è la freak room, bebè! La freak room serve per far riprodurre i nostri villaggeri. Nel caso in cui ci sia un lavoratore che non ci piace, sarà giustiziato con la pena di morte e dovremmo ospitare qua altri villaggeri in modo che fricchino e facciano bebè. No, dobbiamo fare una stanza per la pena di morte. Te la faremo poi, finiamo il tour. Qui abbiamo un piccolo magazzino in cui già abbiamo preparato gli utensili, tra cui le barche per rapire appunto i nostri cari amici. Per chiudere l'episodio, Giulio, cosa dobbiamo fare? Andare a mettere la musica in camera mia. No, andiamo subito a rapire un caro amico villaggero. Prima dormiamo. Ah no, non ho preso le mie cose dagli oggetti pericolosi. Stormbreaker mia. No. Scherzo. Ah no, camera mia. Io per arrivare in camera mia no. Comunque, quella che sembrava una casa apocalitticamente grande, siamo riusciti a trovare una destinazione per ogni cosa. Riproduzione della canzone di Giulio. E io avevo paura perché man mano che la facevo veniva sempre più colossale e gigante. Dicevo, mio Dio, come la riempo. E poi ci è venuta l'illuminazione, è stato magnifico. Andiamo al villaggio, vai Giulietto, con questa musichetta. Allora ne dobbiamo trovare uno che non ha un lavoro. Vedete, il villaggio è attaccato, signori, attaccato. È un villaggio. Oh, c'è l'Enderman. Oh, ma la musica si sente fino a qua, Giulio. Perché quanto è leggendario, quanti chunk lontano arriva a staffare? Non lo so. Io sento il rumore tipo di un drago. A me è la canzone tua. La mia canzone. Ok, ne vedo uno qui dentro casa. Get in the boat. Mi è sparita la barca. Get in the boat. Oh, creeper. Adesso come lo portiamo su però? No, non ci abbiamo pensato a questa cosa. Ok, vado a rimettere la... Signore, ha vinto un incredibile viaggio ad un residence speciale. Lei e la sua famiglia. Get in the boat. Please, sir. Get in the boat. Non può vincere il viaggio se non sale in barca. Oh no, ce l'ho salito. Feo. Giulio, mi sa che devi romperli tutti. Non ci passo. Sai perché non ci passi? Perché sei su una barca! Adesso scappa via. Ciao, è stato bello. Dove è andato? Perché? Get in the boat! Appena scende lo spingi dentro il carrello. Aspetta. Oh, bravo. Aspetta, ok, questa ci serve da lezione. Wow, sei andato con la barca! Aspetta, adesso continuo le rotaie allora. Sono in un carrello dentro una barca, cosa è successo? È anche notte, adesso vengono a uccidere gli zombie. Cosa sta succedendo? Per Gesù. È andato. Dov'è? Olè, guarda il campo. E c'è il campo. Ah, ma l'hai messo fino a qua il binario? Sì. Primo prigioniero, signori. Io lo volevo mettere di sopra, ma va bene così. È John Farmer? Yasquin! Pazzesco, signori. È entrato in casa! Ha capito qual è? Quella è casa tua, bravo! Signori, avete visto la casa, avete visto tutte le camere, avete visto l'Arkham Asylum, il mitico Arkham Asylum. Ci abbiamo messo una vita, purtroppo la casa vecchia è bruciata, ma ciò che è andato, come si dice, e quindi questo è quanto. Ora appariranno in sovraimpressione dei video. Potete cliccare su quelli, oppure iscrivervi nel cerchietto in alto a destra. E se no, la cosa più importante è... dare un cazzotto alla campanella. Date i pugni alla campanella. La campanella è importante. Ciao.